Anche a noi. Padre Alex, vuoi cominciare a dirci? Va bene. Allora, prima di tutto, scusate, un buonasera a tutti voi e un grazie per questo invito. Io volevo dire grazie prima di tutto al Comitato di Torino, a te, Mariangela, ma a tutto il Comitato per il lavoro che avete svolto, che state svolgendo. Questo aver, per esempio, sentito ognuno dei comuni facendo. È incredibile questo lavoro di base che è fondamentale, quindi grazie di cuore. Grazie anche, lo dico a nome di Napoli, perché alcuni di voi riescono a venire e sarete benvenuti. Speriamo di prepararla bene, che sia un momento significativo. Allora, io volevo introdurre questa discussione fatta adesso con uno sguardo un po' più globale, per capire un po' il problema e perché siamo dentro questo gravissimo problema. Durante il referendum, io andavo in giro spesso nelle scuole e chiedevo ai ragazzini, dico, ma avete mai pensato di privatizzare vostra madre? E tutti si mettevano a ridere, dicevano, no, no, mai, mai pensato, no, ma dico, abbiamo fatto la stessa cosa per l'acqua, cioè l'acqua è la madre di tutta la vita su questo pianeta. Essere arrivati al punto in cui l'acqua è quotata in borsa, ma capite che razza di bestemmia, cioè è davvero, è assurdo quello che sta avvenendo, veramente, e lo pagheremo caro, ma veramente pagheremo salato tutta questa roba. Non lo pagheremo noi, lo pagheranno chi viene dopo di noi, in maniera estremamente salata. Perché sto dicendo questo? Perché c'è Glasgow adesso, con tutto quello, tante parole, ma non si vedono molti fatti. Ma in modo, la cosa incredibile proprio è che ormai tutti sono convinti che andiamo verso il baratro e tutti lo ripetono. È vero, penso che non abbiamo neanche molto tempo per salvarci. E questo è molto importante tenerlo presente per l'acqua. Chi pagherà l'acqua, prima di tutto, chi pagherà, scusate, per il surriscaldamento, sarà soprattutto un bene così fondamentale come l'acqua. Cioè avremo sempre meno acqua. Dicevate prima, tu dicevi che il nord Italia ha acqua. Io so da quello che sta venendo fuori di statistiche, nel 2040 già si prevedono meno 50% di disponibilità di acqua, di acqua, meno 50%. Buona parte di questo sarà il nord, perché con scioglimento dei ghiacciai, di nevai, piove sempre di meno. E capite dove si va a finire? Sarà già da noi una guerra per l'acqua. Questo immaginatevi per tutto il resto, pensate ai paesi del sud del mondo, quello che sta avvenendo fuori in Africa in particolare. Per cui l'acqua sta diventando l'oggetto del desiderio. Ieri era il petrolio e sul petrolio hanno fatto barche di soldi. Oggi le multinazionali hanno capito che è finita sul petrolio. Se vogliamo salvarsi, dobbiamo per forza uscirne fuori. Cos'è il nuovo oggetto dei desideri? È l'acqua. Ed è molto più preziosa del petrolio, perché senza petrolio possiamo vivere. Senza acqua non si vive. Ecco il dramma. Ecco perché io ci sono coinvolto. Qualcuno dice, ma cavoli, padre Alex, cosa c'entra? Cosa fa il politico andando in giro a parlare di acqua? Ma cosa c'entra lui? Cavoli, io sono stanco di vedere missionari che arrivano a chiedere elemosina per chi ha fame, mentre dovremmo cambiare le nostre strutture economiche e finanziarie. Domani verranno missionari a chiedere soldi perché dar da bere agli assetati. Ma finiamola! Il problema è nostro, dobbiamo, e qui ecco perché è così fondamentale l'impegno sull'acqua. Guardate che qui ci giochiamo tutto. Ecco perché c'è una tale fame. Io ve lo dico in maniera molto semplice. Pensate che noi, guardate quello che è avvenuto, abbiamo fatto il referendum,
dopo 10 anni, 8 governi, se non mi sbaglio, nulla da fare. Ma pensate ai 5 Stelle. La prima stella loro era l'acqua, la ripubblicizzazione dell'acqua. Non vi dico tanti dettagli di questo, ma non hanno combinato nulla. Ma perché? Semplicemente non perché sono cattivi, ma semplicemente perché ormai le banche, la finanza, ha messo gli occhi su questo bene. Ecco il problema. Quindi abbiamo a che fare con una lotta qui che è fondamentale contro i grandi poteri forti. Teniamolo presente. E questo vi spiega chiaramente quello che sta avvenendo. Per favore, io non sto qui adesso a parlare male, sembra quasi che parli male di ogni governo, ma è talmente ovvio che Draghi, io appena eletto, ho detto siamo nella bocca del Draghi, nella bocca della finanza, l'espressione massima della finanza europea, mondiale, Draghi. Per cui cosa ci aspettiamo? Chiaramente abbiamo avuto adesso, abbiamo capito bene dove Draghi sta andando. Non interessa nessuno di questa roba. L'importante è mettere le mani sul bene più prezioso che abbiamo, che è l'acqua, da cui faranno barche di soldi. E difatti il PNR esprime esattamente questo. Cosa esprime? Esprime la volontà politica di praticamente di affidare l'acqua a chi la sa gestire in maniera industriale. E quindi le multi-utility del nord, i multiservizi, ha ragione di usare solo la parola, cioè multiservizi del nord, Acea che è già potente, Hera, Iren da voi e A2A, sono le più importanti che abbiamo. Siccome stanno gestendo in maniera industriale, molto fine, molto sono pan soldi veramente, per chi? Ma per chi investe in borsa, è lì dove vanno a finire i soldi poi. A chi, e quindi capite subito il problema. Allora, cos'è che sta avvenendo? Sta avvenendo che lentamente, siccome il PNR chiede che praticamente i servizi idrici vengano affidati a chi? Ma a chi li sa gestire bene? Siccome il PNR dice che al sud noi non sappiamo gestire l'acqua e siamo... Cos'è l'invito? È il sole 24 ore che in queste cose non sbaglia molto. Si dice con chiarezza che quello cos'è che sta avvenendo, che quei soldi, quei 4 miliardi e 3 citati prima, vengono adesso dati, verranno dati a queste multiservizi del nord perché vengano a gestire in maniera industriale, quindi a livello privato, per far soldi sulla nostra acqua. Ricordo fra l'altro che mentre il nord avrà sempre meno acqua, i grandi depositi in questo momento di acqua sono al sud, centro-sud, Molise, Abruzzo, andate giù, qui in Campania abbiamo tanta di quell'acqua, tutta la incredibile qui l'acqua del Serino, ma anche parecchio al nord della Calabria, Basilicata, cioè il sud ci sono davvero tantissimi depositi d'acqua e quindi anche questi fanno gola, teniamolo presente. Ma il problema che cos'è centrale? È semplicemente che vogliono mettere le mani su tutta l'acqua italiana. Per cui ha fatto bene il forum a dire no, questo è un problema nazionale, dobbiamo impegnarci tutti a Napoli per davvero difendere di nuovo l'acqua. È chiaro che abbiamo fatto di tutto per difendere il referendum, ma chi è più potente di noi, la finanza, cavoli, molto più potente, riesce a ottenere quello che vuole, però non dobbiamo demordere. Io mi auguro soprattutto, una delle cose che sto facendo, fra l'altro sto vedendo anche parecchi dei vescovi delle varie regioni del sud, sto dicendo ma voi non potete non pronunciarvi. Cioè, se un Papa come Francesco ha avuto il coraggio nella Laudato Si di dire che l'acqua è un diritto alla vita, che in campo cattolico è usato solo per eutanasia, aborto, eccetera, lo usa per l'acqua, talmente fondamentale. È un diritto alla vita l'acqua, dice nella Laudato Si. E allora capite perché, cavoli, le chiese locali, le comunità devono assolutamente incominciare tutto. Dobbiamo sentirle molto di più. Io non riesco a capire
questo mortuario delle parrocchie, delle comunità, sembra che loro, ma questa sembra una cosa politica, non è politica, è questione di fondo, perché guardate, se riescono a mettere le mani sulla nostra acqua, la metteranno ovunque, già in Africa per esempio quasi tutto in mano ai privati. Io vengo dall'esperienza, ecco dove ho imparato l'importanza dell'acqua, che ogni giorno andavo a raccogliere la mia acqua con il mio bidoncino, a comperarmelo e quanto costava. Guardate che i poveri della Baraccopo e di Corococcio spendevano più per l'acqua che non i ricchi di Nairobi, a quattro passi lì c'è Mutaiga, dove avevano bellissime ville con le loro piscine, e pagavano l'acqua molto di meno che non i poveri. Per i poveri vuol dire morte, non c'è via. Ecco perché una lotta fra vita o morte, siamo davanti, l'acqua è la madre di tutta la vita. Ecco perché è importante. Allora, perché qui capite allora perché ci ritroviamo a Napoli? Perché chiaramente per difendere l'acqua al sud, ma soprattutto per dare valore a questa esperienza molto bella. Napoli è l'unica grande città, altre città lo hanno fatto, ma l'unica grande città che ha avuto il coraggio di obbedire al referendum, cioè era l'acqua che era gestita da Arin Spa, totalmente pubblica, ma Spa. E con l'aiuto abbiamo dovuto lottare un bel po', perché non è facile trovare come uscirne fuori. Però con l'idea dell'azienda speciale, che non è parte della legislazione italiana, ma legislazione europea, si è riusciti davvero a trasformare Aren in ABC Acqua Bene Comune, e questa è stata notata azienda speciale, per cui non si possono fare profitti, ma se ci sono degli utili vengono reinvestiti sull'acqua. Tra l'altro è molto bello il fatto che a Napoli hanno, per esempio, una delle cose sono degli avanzi, devono usarli anche per aiutare l'acqua al sud del mondo, scavando pozzi, oppure hanno già scavato vari, se non mi sbaglio, in Palestina, per i palestinesi. Cioè questa è la prospettiva. E in più il processo democratico, cioè il controllo che deve venire da parte della gente, perché il bene qui, durante il referendum dicevamo si scrive acqua ma si legge democrazia, ed è una delle cose fondamentali questo. Ecco perché è così importante anche il lavoro che state facendo dal basso. Ecco, io penso che davvero qui ci giochiamo tutto. Io ci sono in questo, ci sono davvero come, non soltanto come cittadino, ma ci sono come missionario, perché per me è una questione di fede. Per me, se l'acqua è la madre di tutta la vita, privare miliardi di persone di acqua che devono pagarla, altrimenti pagarla cara, altrimenti moriranno di fame, questo non lo posso accettare. Questa è la buona novella per me. Ecco perché ci sono, e dico grazie a tutti voi per la vostra resistenza. Grazie.